consegnando una testata di partecipazione a quegli incontri che abbiamo avuto, incontri culturali di formazione, e grazie anche soprattutto da parte di amici che hanno svolto attività politiche nel passato, ma che oggi non hanno più quel ruolo e importanza, e quindi ci ha guidato, ci ha seguito, ci ha suggerito, mi ha suggerito tante cose. In effetti ha svolto il ruolo di direttore di questo corso, che come comitato, che ho il piacere di, e l'onore da 10 anni, di rappresentare il comitato San Timoteo. Quindi che se qualcosa vuole cambiare qualche cosa, la prima cosa ci vuole, diciamo, l'istruzione e la formazione. Cioè questa è stata una forma particolare, soltanto chi perlomeno aveva seguito i 2/3 degli incontri. Molti, soprattutto i professionisti, giornalisti e avvocati, alcuni proprio trovano degli avvocati presenti, soltanto l'avvocato Coscia che è presente, però ci sono altri che pure li attestano, ma che oggi non possono essere presenti, come pure altri amici che hanno comunicato per impegni, chi per saluti, chi per impegni, mi hanno comunque comunicato. Pochissime cose da dire su quello che è stato svolto, perché come molti di voi ricorderanno, alla prima seduta mi sono rotto il piede e quindi non ho potuto partecipare più, per cui quello che ha fatto Nicola, d'altra parte lui è il top manager di tutto e quindi lui è più indicato, molto più indicato di me. Nicola, te lo regalo con affetto, è un testo scritto da un giornalista di Boiano, Enzo Colonza, Campobasso e provincia di Molise, personaggi, fatti di cronaca, avvenimenti del passato, sconosciuti, poco noti, poi dimenticati. Il fascino della vita. Quindi te lo regalo per il pensiero che tu hai avuto per la nostra categoria e per il video che hai proposto e per il momento che sarà organizzato. Ringrazio per la sua parte. Volevo darti anche una piacevole notizia. Sì. I corsi che ci dava il professor Di Gian Domenico, quindi i nuovi, le nuove edizioni, sono già nella nostra piattaforma, il programma già da novembre. Quindi hanno avuto già la formazione da noi. Quindi io vi ringrazio per l'opportunità che date tutti approvati. Volevo dire, vi ringrazio per l'opportunità che date alla categoria, che i giornalisti che seguono le lezioni si formano e quindi possono dar vita a prodotti editoriali più approfonditi. Lasciatemi aprire e chiudere una parentesi, perché magari non avrò troppe opportunità per farlo. Ma quando ho iniziato il mio percorso giornalistico 25 anni fa, dentro questa sala, non è rimosso, dentro questa sala è presente la classe dirigente, faccia più illuminata di questa regione. Scusate, a volte un ragazzo di 18 anni, 20 anni scrive, magari esagera un po', però se io dovessi paragonare il consiglio comunale interno di Campobasso, il consiglio regionale provinciale odierno quello di 20 anni fa, scusate, però c'è un abisso. A volte provate a rileggere i giornali di 20 anni fa, le interviste al professor Di Stato, i concetti di Gianfranco Vitaliano, dell'assessore, cioè la dialettica, la preparazione del professor Vincenzo Domenico, ma anche il fratello del professore. Cioè, io credo che il Molise debba riprendere quelle personalità che comunque hanno fatto crescere la nostra società. Allora un invito anche dal punto di vista giornalistico, riflettiamo molto, perché secondo me insieme ce la possiamo fare, non ci lasciate. Guarda, ve lo dico da presidente, voi avete una grandissima, senatore Astori, voi avete una grandissima preparazione, ma se abbandonate questa classe dirigente è finita, non ce la facciamo senza di voi.
Te lo dico chiaramente, voi avendo una grandissima esperienza di preparazione, una formazione, non abbandonate gli amministratori eletti, perché sennò io credo che l'autonomia di questa regione potrebbe essere persa. Quindi ben vengano queste elezioni, professore, però cerchiamo di coinvolgere tutta la società, non dividiamoci, perché ad esempio come ordine giornalisti siamo a rischio, tutti siamo a rischio. Allora queste elezioni devono servire per farci crescere tutti e creare un percorso comune per la salvaguardia di quello che abbiamo avuto e per mantenere quello che c'è. Grazie.